parliamo di trasformazione digitale, possiamo affermare che l'open source è sicuramente una componente fondamentale. L'open source è nei supercomputer, nella blockchain, internet, nell'intelligenza artificiale, nei nostri telefonini, nelle TV, ci fornisce lo streaming multimediale, nelle nostre auto. Red Hat fa l'autonomous driving, l'autonomous sailing e tra un po' faremo anche l'autonomous flying probabilmente. Tutti i servizi basati su web, gli strumenti industriali altamente specializzati, l'open source è il motore dell'innovazione oggi. Questo ormai è risaputo ed è uno standard. Questo vale sia nel mondo privato che nel mondo aziendale. La maggior parte del settore dei mercati delle aziende italiane ha intrapreso un fortissimo percorso di trasformazione, specie con la detonazione della pandemia. La pandemia ci ha portato a lavorare come avremmo lavorato probabilmente tra 10 anni. La pubblica amministrazione, ed è motivo di orgoglio per me come Red Hat e per me come italiano, è stato il motore dell'accelerazione digitale in Italia, seguito dal PNRR che sta dando una linfa e un'accelerazione incredibile per i prossimi 5 anni, così come tutto il mondo industriale, il mondo bancario e il tessuto italiano. In Italia nel 2022 abbiamo registrato una forte accelerazione nell'adozione delle soluzioni cloud, riscontrando nei clienti una maggiore maturità. Infatti hanno affiancato ai servizi IaaS anche un interesse sempre maggiore nelle soluzioni PaaS e SaaS, che sono più soluzioni veramente cloud native. I clienti stanno comprendendo anche chiaramente che la soluzione ai loro problemi non è il cloud first come lo era qualche anno fa, ma è più una soluzione ibrida, cioè riuscire a mescolare delle soluzioni di IaaS, di PaaS, anche con più interlocutori in una logica multi-cloud è sicuramente molto più efficiente e li porta verso veramente un cammino di adozione del cloud. Per quel che riguarda i dati di mercato, il report dell'Osservatorio del Cloud Transformation continua a riportare una notevole crescita. Addirittura abbiamo un incremento di crescita rispetto al 2020, che già di per sé in un periodo pandemico era stato estremamente importante, con un più 16% nel fattore di crescita. Ancora più importante lo diventa nel momento in cui si va a analizzare esclusivamente la parte di public e hybrid cloud. In quel caso raggiungiamo una crescita che sfiora il 20%.